Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, l'ultima volta abbiamo finito la storia principale di Arzette, ma ho sentito dire che c'è una scena bonus se si arriva al 100%. E poi, insomma, mi avete chiesto anche voi di provare a finire il gioco, dato che alla fine è molto corto. Cioè, in una run così siamo arrivati a 87% senza neanche impegnarci troppo, devo dire. Quindi niente, proviamo a ottenere tutto quello che ci manca. Per farlo, io proverò a. Cioè, userò una guida, ve lo dico, quindi. Vediamo quello che ci manca. Perché altrimenti bisognerebbe girare un po' così a caso. Allora. Barnabas vuole che gli troviamo una bussola, quindi. Potresti per favore trovare una bussola per me, così posso ritrovare la strada di casa? Per me, virgola, così posso ritrovare la strada di casa. Sono troppo spaventato per restare qui. Scommetto che potresti trovarne una nel deserto o da qualche parte. E quest'altro. Per favore, principessa, trova la campana della città. Senza di essa potrai davvero saltare la cena. Che situazione grave. Bene. Quindi. Dobbiamo andare. Prima andiamo nel deserto, che penso sia la cosa più facile da fare. Credo, non lo so. Ah, e poi nel deserto devo prendere anche. Ah. Dobbiamo prendere anche la moneta. Che credo si trovi qui. Maledetti. Non l'avrei trovata mai. Sarà qua? Aia. Eccola là. Non so perché dovrebbe essere spuntata qui, solo perché lui dice che è nel deserto, ma vabbè. Potrebbe aiutare un'anima smarrita a tornare a casa. Bravo. Allora, salva e ritorna alla mappa di gioco. Quindi vai, faremo. E uno. Quella bussola è per me. Oh, grazie, avevo paura di rimanere bloccato qui per sempre. Ecco, prendi questa borsa. Credo sia per le bombe. Probabilmente ti permette di portarne di più. In ogni caso devo proprio andare. A mai più? Va bene, grazie. Addio, addio Farmor, me ne vado di qui. Va bene, ok. Quindi, per l'altro invece, mi pare che dobbiamo andare a parlare con Skelvis. Ma di questo livello ce l'abbiamo la. Aiuto. No, non volevo. Mamma mia, che è? Tutti sono uniti. Ah, qui l'abbiamo fatto, sì. Non ricordo se qui l'abbiamo presa la moneta. Forse qui non siamo entrati. Ah sì, no, invece sì. Sì, ho rubato la campana della città, lo ammetto. L'hai mai sentita suonare? Esatto, neanch'io. Pensavo di poter usarla per far obbedire gli spettri con il potere della danza, ma niente da fare. Vai avanti e riprendila, è nella cripta di fronte. Bastardo. Mi tocca rifare pure il giro. Quindi. Perché lui dice la cripta di fronte, ma in realtà quello che intende è la prima cripta. Quindi, vabbè, diciamo, traduzione un po'. Però non è colpa del traduttore, immagino che non fosse proprio chiaro, chiaro. La campana della città di Faramor, che stranamente non hai mai sentito. Meglio restituirla al signor Kari.
Allora, guardate, abbiamo trovato tutti gli oggetti del gioco, ma ci manca un... Sì, in effetti ci manca un oggetto. E poi abbiamo ste 7 candele che ancora non ho capito dove cacchio dovremmo usarle. Boh, vediamo. No, intanto torniamo a Faramor. È quella la campana della città. Oh, la... Oddio, è quella la campana della città. Is that the city bell? O qualcosa del genere sarà? Cioè, non si può tradurre così. Che cacchio... Non lo direbbe mai nessuno così. È quella la campana della città. È la campana della città. Wow, cioè... Hai la mia gratitudine, principessa. Bene, puoi avere anche questa lussuosa borsa che ti permette di portare più pietre del potere. E ora per restituire questa campana... No, dai. Vabbè. E ora ve... And now to... Che ne so... Get this bell back. Cioè, adesso porterò indietro questa campana. Non vedo da nessuna parte un campanile. Dove pendeva questa campana? O meglio che mi affretti, altrimenti potrebbero passare ancora ore senza il suono della campana. Vabbè, mi sa che il post-game non l'hanno controllato tanto. Però, cioè, comunque... Già che ci sono i sottotitoli per un gioco del genere, io non mi lamento, dai, non mi voglio lamentare. Allora, tra l'altro, quante monete abbiamo non si può controllare. Allora, perché io volevo fare la terza corsa. Se vi ricordate, nell'altro episodio abbiamo fatto due corse contro il ratto. Una nella foresta di Darridin e l'altra nelle vette Chillinax. Ma ce n'è una terza, che però per farla ci servono più monete. Quindi a Faramor ci manca un bottino, non so dove. Probabilmente ce lo dà il ratto quando vinciamo, forse, vediamo. Quindi, la campana l'abbiamo presa. Caverne Cogwin non abbiamo preso la moneta. Ovviamente non abbiamo preso la moneta. Ti pare che prendiamo una moneta? Ne abbiamo trovate pochissime da soli. Che devo dire è bello perché comunque se uno poi ha voglia di farselo tutto senza guida il gioco, come dire, ottiene un bel po' di gameplay in più. A ricordarsi dov'era. Allora, perché io ho la foto, ma non me lo ricordo dov'è. Forse qua. Ah, qui, sembrerebbe qui. No, neanche. È qui? Ok. Cioè, come lo trovi? Come lo trovi? Forse un pochino si capisce dalla lanterna coperta. Penso che sia questo che dovrebbe farci capire. Ma vabbè, comunque. A sto punto mi chiedo se le candele le abbiamo trovate tutte, ma mi pare di sì. Quindi credo che possiamo anche andarcene. Sì, beh, qua la candela l'ho presa, voglio. Quindi, il deserto l'abbiamo fatto tutto, credo. Il canyon, ci manca la moneta del canyon. Aspettate, una cosa che mi chiedo è se abbiamo... Ah no, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso. Ok, no, pensavo di non aver preso il grillo d'argento che ci chiedeva la rana, ma l'abbiamo preso sicuramente perché sta sulla stessa strada che ci porta, che ci ha portato alla scala di corda fatta per il tipo che stava in cima alla biblioteca, che senza non poteva scendere. Quindi, deserto, vabbè, l'abbiamo fatto. Sì, ci mancano due monete qua. Però
Allora, quella del canyon bisogna prendere la zipline, quindi a voglia. Bisogna andare ben avanti. Cioè, praticamente tutto quello che mi manca è sono solo le monete. Vabbè. Mamma mia. Ormai ho troppa vita per fregarmene. Cioè, quando hai tutta sta vita, il doppio salto, praticamente è figo però. Cioè, non lo so, mi piace un sacco. Perché comunque piano piano te lo sei meritato questi te li sei meritati questi power-up, quindi ha senso. È una bella ricompensa, ecco. Ma maledetti. Maledetti. Allora. Ok. Salve, ritorno alla mappa. Allora, io una cosa che volevo vedere era se l'antro di Daimur, se dobbiamo dare, non mi ricordo se gli abbiamo dato le, portami 250 anime di mostri, quelle che vanno nella tua strana pistola, sì. Ok, no, non gliele ho portate, quindi le andiamo a comprare. Tanti soldi ce li abbiamo. Mettiamoci. Comprale. RZ. Perché non li compro? Ah, perché già ce l'ho al massimo. What? Ok. Vabbè, d'altra parte. Non so come ho fatto a finirlo sto gioco, dato che mi butto proprio dentro la lava. Te l'ho portata. Eccole. No, non l'ho usata una. Ma sono cretino. Ma oggi va bene, ragazzi. Va bene, oggi lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Cioè, in sequenza, in 20 secondi sono riuscito a non capire che avevo già il massimo delle anime. Poi ho capito che avevo il massimo delle anime. Mi sono buttato dentro la lava. Ho sparato con le anime che mi servono al tipo. Cioè, un genio! Ecco, appunto! Cioè, aiuto! Ah, sì, esattamente ciò che volevo, 250 anime. E ora che ne dici di una borsa per anime? Potrei portare molte più anime per la tua pistola, goditela! Carina. Spero tu non avessi intenzione di chiedermi cosa avrei fatto con le anime che mi hai dato, perché non te lo dirò. Ma sono grata che almeno ci sia un buon umano qui nel regno. Penso che siamo diventati amici, giusto? Comunque ci vediamo, chiunque tu sia. Ah sì, mi dispiace che abbiamo perso la sua cutscene iniziale perché era simpatica. Era molto carina. Era molto carina. Peccato che l'abbiamo persa. Allora. Addirittura nelle vette Chillinax ci manca una candela. Ma andiamo con ordine. Quindi facciamoci la palude. La palude l'ho visto, dov'è? Ah, adesso abbiamo zero anime, giusto. Mi sa che sarà un episodio estremamente breve questo. Dunque, andiamoci a ricomprare le anime perché ne ho bisogno.
Vettecillinax. Ah, mi sa che ce l'ho presente quello che dovevamo fare. Mi sa che dovevamo. No, aspettate, no, guardiamo la guida che non si sa mai. Però mi pare che c'era tipo della magia. C'erano dei blocchi che non potevano essere. Dei blocchi che non potevano essere rotti senza la magia viola. Aia. Ecco, dovrebbe essere qui. Ma non. Mi pareva che ci fossimo venuti. Infatti, no, qui c'era la moneta forse. Ah, ci manca una candela. Oddio, l'ho saltata. Era prima. Lo sapevo che mi sbagliavo. Ai ai ai. Sarà un'ottima guida per i giocatori italiani di Arzette. Ci metto 4 secoli, ma piano piano. Ah, anche qua c'è la luce. Uno ci doveva arrivare da qua, da questa lucetta qui. Dai, però, non si vede, ma non la vedrebbe mai nessuno. Beh, d'altra parte è un segreto, quindi. Bene. Dovremmo avere tutto anche qua. Esatto. Cripte abbiamo tutto, vulcano abbiamo tutto, spiaggia abbiamo tutto. Ci manca Fiuma. Madonna, come hanno fatto a sbagliare Fiuma? Cioè, proprio mi sfugge. Cioè, neanche hai letto il nome dei. Non dico fare le prove, però legge il titolo, porca miseria. Ciao. I'm gonna put this on everything. Vi ricordo che purtroppo non è zucchero ma sale, quindi nel gelato non è proprio il massimo. Allora, vediamo un po'. Ah, dovrebbe trovarsi in cima a una casa, credo, al tetto di una casa. Ah, questo è proprio il mio preferito, il mio livello preferito, lo adoro. Non vedevo l'ora, aia, di giocarlo di nuovo. Che bello. Oh mamma mia, non lo accetto. No, aspettate. Allora dov'era? No, dov'è la candela? Mi stai dicendo che devo rifarmi tutto il giro? Let's see, a bit of ogre hair and No, ci abbiamo oh, parlato con what lei. was it? Forse è qui nella spiaggia che. Boh. Non ho la minima idea di dove dovremmo prenderla. Go down into the first boat. No! Potevo andare nella prima barca? Ma dai? Davvero? Ma non c'era alcun segnale che si potesse fare sta cosa.
Ok. Vabbè. Va bene. Non ce ne siamo mai accorti, ovviamente, perché io ci ho saltato sopra. E nelle colline Richen ci manca tutto. La fortezza Findul abbiamo tutto, poi il castello di Danny. Oh, ma nel castello di Danny rincontreremo Danny, forse? Vabbè, dai, lasciamocelo per ultimo. No, no, però devo andare. Allora, no, facciamoci prima Danny, dai, andiamo da Danny. Ah, ecco che dobbiamo fare anche il bonus da lui, giusto? Come personaggio, Danny è quello che mi è piaciuto di più. Allora, prima di tutto dobbiamo trovare la porta verso il bonus. Ok, è questa. E collezione rubini. Ma forse quello che conviene fare è salire su. Esatto. No! Li voglio tutti! No, non ce la faccio! Ahia! Ah, ma ce l'ho troppi! Ops. Time's up. Time's up, però va bene. Sì? O no? Spero che risulti come completato. E allora, che ci manca? Ci manca tutto, credo. Ah, dovrebbe trovarsi tutto in alto. Ah, anche qui. La lanterna. Maledette lanterne. Non ne ho riconosciuta una. Allora, quindi. La candela l'abbiamo presa? Non me lo ricordo. Allora, questa mi pare che l'abbiamo presa, sì. Ma mi chiedo se ce ne sia un'altra da qualche altra parte. Forse qui non l'abbiamo presa. Boh, onestamente non lo so. Intanto vediamo se ci dice qualcosa Danny, se c'ha qualche quest per noi. Hello! Vieni, vieni, ho appena finito una pila di pancakes. Oh, anche un hash brown, mi sa. No, e non possiamo dimenticarci delle uova. Mangia, caro. Madonna, mangia cara, magari, cioè, sarebbe male. Che carino. Count Danny. Però niente, niente questa. Potremmo esserci persi una cosa. No, ci abbiamo tutto. Ci abbiamo tutte le candele. Wow, sono stato molto bravo, me lo dico da solo. Allora. Questo è il livello che proprio l'ho rushato tantissimo, quindi non mi ricordo assolutamente nulla. Quello che so, perché me lo ricordo, è che c'è la moneta dentro alla casa. Questo me lo ricordo. Ma dov'è la casa? È quello che non mi ricordo. Vediamo un po'. Mi stanno uccidendo.
Beh, ma non c'era una casa da qualche parte? Me la sono immaginata, no? Ah, ok, è qui. Olè, aia. Ma tipo qua non c'era un'altra uscita? Ah, ok, non era un'uscita. Mi ero confuso. Però mi manca anche una candela qui. Ah, mi sa che era proprio l'inizio. E anche il bonus mi manca. Ma va? Manca tutto qui. Ok, mi sa che è il tempo di aprire la guida. Comunque la musica è assolutamente feel good, bellissima. Non pensavo che mi sarebbe piaciuta così tanto, devo ammettere. Ok, mi sa che la prima candela sta in un posto dove siamo già stati. Solo che io forse sono stato poco attento, non lo so. Vediamolo subito, ragazzi. Dopotutto. Ah, ok, anche qui era nascosta. Ok, ha senso. No, però il bonus dov'è? Bonus stage. Sicuramente starà qua tra queste impalcature. Dove, mi chiedo? Aia. Ah, qui non è. Ah, ok. Capito, tutto chiaro. Perché io mi basavo su un'immagine. E nell'immagine, ovviamente, ci sono queste impalcature. Però mi sa che sono anche più avanti. Ovviamente. Allora. Ah, ok.
No, questo è bastardissimo di coso. Ah, qui ne posso eliminare due, però devo avere il giusto tempismo. E non ce l'ho. Vediamo. Mi sembra un buon posto. Se ho fortuna. Non ce l'ho fortuna. No! No, oddio no, che sfiga. Niente. Lo rifaremo, ok, ho capito. Time's up, grazie. Però abbiamo trovato il posto giusto. Maledetti, lo sapevano bene quello che hanno fatto. L'hanno messo nell'unico posto in cui ti tocca rifarti tutto il livello. Potevate metterci quello dei rubini qui. Io vi ignoro letteralmente. Aiuto! No, vabbè. Ce la devo fare. Mamma mia. Li odio questi cosi. Time's up, grazie. Lo apprezzo molto. Beh, dai. La terza volta è la migliore. Penso che si dica in inglese. Third time is the charm. Wow, che pronunzia. Ormai siamo proprio alla fine. Non è che uno si può arrendere per un bonus stage, cioè. Ai. Ma adesso vanno diversamente. Ma non vanno più insieme, no? Ma in che senso? Hanno cambiato pattern. Ma no. No. Non ne ho la capacità. Non ho la forza fisica. Basta. Time's
up. Bisogna rifarlo, ragazzi. Ah! 99% del gioco è stato easy. E vabbè, dopo tutto questo è un episodio bonus. Ho fatto bene a finirlo l'altra volta, perché altrimenti oggi ci saranno solo i fans più affezionati a cui è piaciuto molto il gioco. Cioè, nel senso, chi voleva vedere come finiva e basta non si è dovuto sorbire tutto questo. Anche se si perderanno la scena bonus, che io non ho idea di come sia, ma immagino che sia qualcosa di carino, spero. Una bella ricompensa. Vedremo. Io ho deciso che resto qui, fermo. No, però ne devo prendere almeno due. Ecco, e così rimanco. Yes! All'ultimo secondo, signore e signori. Grande, grande. Adesso siamo tutti felici. Grazie. Adesso abbiamo quasi tutto. Ci manca l'ultimo bottino della città di Faramore, che per averlo dobbiamo andare dal nostro caro topo. Quindi indovinate dove ci tocca tornare. Esatto, sempre nello stesso livello. Sempre nelle colline, ovviamente. Hai dimostrato di avere il talento necessario. Incontrami alle colline. Alle colline, Lichan, per la tua ultima sfida. Ok. Vorrei comprare qualcosa, però. Vabbè. Compriamoci qualche fiala per la vita, perché non si sa mai. Ehi, ciao. Va bene, ci siamo, è l'ultima gara. Incontrami vicino alla casa, sul lato lontano delle colline, in meno di un minuto. Ok. Vediamo. Beh, ormai l'abbiamo speedrunnato questo livello, quindi wow, ce l'hai fatta, hai superato tutte le mie sfide. Innanzitutto, ecco alcuni rubini, come al solito. Ma vieni a trovarmi alla città di Faramore per un regalo speciale. Va bene, va bene. Sono senza parole, hai superato tutte le mie sfide e dimostrato di essere una vera avventuriera. Sono orgoglioso di te. Ecco, prendi questo fuoco d'anima infinito. Non ti finirai mai le munizioni. Per quella tua pistola intelligente. Ora vai a occuparti di Daimor per noi, incrocio le dita per te. Oh, che bello. Fantastico.
Non ho più niente da darti, in ogni caso non hai bisogno di me. Sei tu la migliore, vai a occuparti di Daimor per noi. E vabbè. Credo che abbiamo tutto stavolta. Facciamo una prova, scusa. 100! Siamo a 100, ragazzi. E a questo punto torniamo da Daimor. Niente da fare. Quella pozza di lava mi odia. Mi detesta. Andiamo. Aspettate. Ah no, qua devo trovare le cose, quindi niente. Non si può fare. Non possiamo speedrunnare. Ce ne manca uno. Ah, ok. I've always wondered, Daimor, why did you embrace the darkness? Why choose this? Why not? Power is all that matters. Those that don't agree deserve death. I've heard enough. And I've had enough. Today, I will end your pathetic, peace-loving bloodline. When your life ends, my reign begins. Die! Aia, ma... Va bene, ok. I will always return. No matter how many times you trap me in that book, I will end your kingdom. I don't have the Book of Ogryn. Then you have lost, you fool! Why reform the jewel then? Did you kill my minions for fun? Maybe we are alike after all. The jewel is in here. Wait, no! With your power, we can rule the kingdom together! You will never threaten Faramore again. For good. No! It burns! No! Let's go. All hail Queen Arzette, destroyer of Daimor. Yay! You're all too kind. However, I can't claim this victory as my own. In many ways, you all helped. Likewise, I can't claim this kingdom as my own. On this day forward, Faramore will belong to all of its citizens. Let's work together in a new era of democracy. Yay! Pretty cool. What do we do now? Well, how about a feast? Yay! We've won. Bene. E questa è la seconda volta che finiamo il gioco. Devo dire che è davvero carino, mamma mia. Dura poco comunque, perché quanto ci avremmo messo a finirlo? 4-5 ore? Ma oddio, è anche vero che ho usato la guida adesso, però comunque ci mancavano solo alcune monete e basta. Però
Insomma, a parte questo, io lo trovo veramente un bel gioco. E non me l'aspettavo. Cioè, diciamo, lo volevo giocare solo per il fattore trash, ma poi alla fine si è rivelato molto più carino di quanto pensassi, ecco. Poi ho letto anche che hanno chiamato le voci di Link e Zelda della versione CDI. E Zelda ha fatto la narratrice dell'introduzione e Link ha fatto il tizio che faceva il tutorial praticamente e Skelbis. Peccato che non gli abbiano fatto doppiare anche le altre scene. Cioè si vede proprio che alcune scene non le hanno fatte, non le hanno... Alcune scene dovevano essere animate e non l'hanno fatto, e questo un po' mi dispiace. Però, come minimo, mi aspettavo che almeno, cioè, i dialoghi fossero doppiati, perché tanto erano talmente pochi. Dato che hai dovuto chiamarli comunque i doppiatori, io gliele avrei fatte doppiare quelle scene. Anche se non c'era l'animazione dietro, ecco. Però, vabbè. Comunque, un bel titolo. Insomma. Sono trovato bene. È stato anche abbastanza... si vede che è un titolo nuovo, ecco, diciamo così. Perché ha tutte quelle comodità che i titoli che porto di solito, col cavolo che ce le hanno. Mi sa che siamo alla fine. Sì, credi nei tuoi sogni, credi in te stesso, non arrenderti mai. RZ tornerà. Sì, infatti, è quello che dicevamo, tornerà. Speriamo, mi piacerebbe vederlo. Congratulations! E 3 ore e 26 solo. Ma seriamente? Ma con la faccia di RZ dietro sullo sfondo. Bellissima. L'altra volta non ci avevo fatto caso, ma c'era sta schermata. Oh, ecco la scena. Ah, tutto qui! Ah, vabbè, dai, qua ci manca... Beh, non aspettavo qualcosa di più! Ci avete pure detto RZ ritornerà, cioè manco è una sorpresa, mo! Lo sapevamo che sarebbe tornata! Cioè, già ce l'avevano detto, insomma, in qualche modo che volevano fare un seguito. Però, quindi, nel libro di Ocarina c'è qualcun altro, quindi... Bello, dai! Quindi, beh, aspettatevi tra qualche secolo un nuovo titolo. Ripeto, questo l'ho trovato veramente ben fatto. Siamo a 100% tra l'altro. Wow, primo gioco platinato. Wow, incredibile. No, vabbè. Primo no. Ne ho fatti altri completati al 100%. Però di solito non lo faccio perché è un po' frustrante cercare di arrivare al 100%. Specie nei giochi un po' più vecchi. Questo è stato molto divertente, devo dire. Quindi, beh, a sto punto niente. Io spero che il video vi sia piaciuto, anche se è particolarmente breve, e che vi siete divertiti. Nel dubbio lasciate un mi piace, iscrivetevi, commentate, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao!